Io tiro il bicchiere. Un'indignazione da fuori. Anche io sono dolcissima. Allora, Marisa, Nicola e Marisa, parlami di qualche dolcezza di Federica. Vado bene. Una volta che abbiamo litigato è tornata a Cinecittà con un mazzo di fiori grosso così che ci sta manco nella macchinina. Brava. Un mazzo di fiori rossi bellissimi. Decollato quando è arrivato. Scusa, ma diciamo che Nicola ha riso. Sì. Lo esterna assolutamente di più. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti due giorni fa, abbiamo discusso e non ci sentiamo da una settimana. Sì. Che non risponde. Cioè, discutiamo per colpa mia, poi lo chiamo e non risponde mai. E ci siamo rivisti e ho detto: ma tesoro, c'hai gli occhi lucidi, come mai? Perché sono emozionato di rivederti. Dopo una settimana. Cioè, lui mi dà una sorpresa estrema. Prima di questo amore nella casa, tu hai detto che cercavi un uomo. Sì. Un uomo che andava bene anche con la pancia. Soprattutto per aspetta. Uomo di pancia, uomo di sostanza. No, tu hai detto che si ha la pancetta vuol dire che può permettersi di averla. Sì, sono assolutamente. Che vuol dire? Allora, vuol dire che per quanto riguarda me, gli uomini che piacciono a me. L'uomo